fine, benvenuti in questo nuovo video. Non sarà un video make up, non sarà un video di haul, di cose di cui tratto solitamente, ma come avete letto dal titolo parlo di tazze, ossia la mia mug collection, quindi la mia collezione di tazze e bicchieri, perché ci sono anche bicchieri che uso come tazze, quindi ho voluto inserirli in questa collezione di mug, tazze, avete capito. Iniziamo, c'è l'assistente Andrea qui che non si vuole far vedere. Ah, ma ciao, mi sono tagliati i capelli, yeah! Li ho tagliati perché mi andava di tagliarli, perché mi piacciono molto, mi piace molto questo taglio. Posso fare questo mosso un po' sbarazzino che facevo quando ero bionda platino e avevo i capelli di questo stesso taglio. E poi l'ho fatti con una maschera colorata, quindi andrà via, non è un pigmento. C'è qui l'assistente Andrea. Si faccia vedere, Andrea. Iniziamo con la prima tazza. La prima tazza è questa qui con scritto Hello e Pua in foil oro e un fiocchettino, sì, un fiocchettino, sì, un fiocchettino tipo un papillon nero. Questa tazza viene da Maison du Monde. Quando l'ho vista mi sono letteralmente innamorata di questa tazza e di tutta la linea che c'era, perché è proprio una linea che è uscita con i modelli Chevron, quindi quello a zigzag nero e bianco, oro e bianco, insomma, tutta questa linea qua di quest'inverno, mi pare sia, sì, perché l'ho presa quest'inverno. Non ricordo quanto l'ho pagata, mi pare 9 euro o 6 euro. Non vorrei dire una cavolata. Comunque Maison du Monde è bellissima, mi piace un sacco la forma, ma ahimè non la utilizzo per adesso perché ce l'ho di là in cameretta con dentro i due lecca di NYX sulla mia scrivania, perché chi ha visto appunto la mia stanza si vede questa tazza qui e viene da Maison du Monde, e intanto me l'avevano chiesta, quindi siete nel video giusto. Quest'altra anche lei viene da Maison du Monde e come vedete ha sempre lo stesso dettaglio in foil. Infatti è una cosa che mi piace tantissimo, ha sia il dettaglio in foil sul, io dico foil però è tipo un oro cromato, si può dire oro cromato o cromato solo argento. Alcune scritte le stelline con scritto Wishing Love Dreams and Festive, ed è bellissima. Anche questa mi piace un sacco la forma che fa così. E poi niente, è stupenda. Anche questa non la utilizzo, la tengo da esposizione, però mi spiace perché vorrei tanto utilizzarla. Non le ho mai utilizzate queste qua col foil, con la cromatura, perché fino a poco tempo fa, avendo il microonde che funzionava, queste cose non le puoi mettere nel microonde, altrimenti fa le scintille. E quindi io solitamente mi riscaldavo l'acqua nel microonde e non le mettevo mai nel microonde, quindi non le utilizzavo mai. Adesso ho preso il vizio di utilizzare quella che fa che fischia, non mi ricordo mai come si chiama, il bollitore, quello a gas che si usa sul fornello. E niente, potrei utilizzarla volendo, quindi chi lo sa, magari questa e anche quell'altra con i foil Hello la utilizzerò. Parlando sempre di cose che schizzano nel microonde in cromatura, sempre da Maison du Monde, anche questa con il cupcake. Di queste ne ho prese parecchie, infatti le prossime che vedrete sono tutte uguali, però cambia il colore. C'è questa qui cromata argento, che è bellissima, questa è tipo la chicca, la mia tazza preferita in assoluto questa, e ha praticamente il copri tazza che tiene riscaldata la bevanda, o anche di bellezza insomma, fatto a panna con tutte le stelline anche qui cromate, ed è una cosa veramente molto molto bella. E tra le mie preferite ci sono appunto tutte queste che sono a forma cupcake, perché io adoro i dolci e soprattutto i cupcake, muffin eccetera eccetera, mi piace anche tanto cucinarli come sapete bene. E poi c'è sempre la pannina, con questa volta non la ciliegina, ma è una specie di, sì, una ciliegina rosa. Ovviamente uguale, ho preso tutta la collezione della collezione cupcake. E questa ha lo stesso rosa, ma cambia praticamente la parte della panna. La panna qui è un rosa un po' più scuro. E questa volta non ha una ciliegina sopra, ma ha una rosellina bellissima bianca. Sempre da Maison, questa volta non è una tazza, ma è un bicchiere che io però utilizzo, vabbè, come tazza d'estate, soprattutto quando faccio gli smoothie o anche la mattina, perché mi capita anche d'inverno di mangiarli, di berli anzi. Maison Jar si chiamano, Maison Jar fucsia, perché l'ho trovata, ce l'avevo fucsia o verde e l'avevo presa fucsia ai tempi, era uscita la moda della Maison Jar su YouTube, io vedevo un sacco di video delle americane che facevano un sacco di cose in queste Maison Jar e avevo la fissa, ne volevo una anch'io, e l'unico posto in cui l'avevo trovata ai tempi era Maison du Monde, c'era solo fucsia o verde, poi è uscita di seguito anche negli altri negozi e c'ha la parte che si svita, l'unica pecca che si è tolta la parte questa qua sopra, e per svitarla devi toglierla e svitare la parte in plastica. Mi piace un sacco la cannuccia però, che è fatta così, modalità barbiere. Infatti poi ho trovato queste da Tiger, però non ha il buco, come vedete non è il buco questa, e non mi dispiace perché tante volte mi piace cucinare un sacco di cose in tazza, tipo i dolci in tazza freddi, dove faccio magari degli strati, che ne so, di mascarpone o tante cose, e mangiarmeli non il giorno stesso, magari il pomeriggio o il giorno dopo.
e questa la chiudi e rimane dentro protetta. Se ve lo volete portare in giro in un picnic, anche molto molto bello. E la cosa che mi piace rispetto a quell'altra è che ha il manico questa, quindi è veramente stupenda questa Tiger. Sempre da Tiger ho trovato anche questa, che infatti le stava veramente buttando fuori una dietro l'altra Tiger di questi tipi qui. Questa non ha il manico, è una mason jar normale, quasi più bicchiere che mason jar, con il tappo che si svita, il buchino, il cuore rosso. C'era anche con i baffi, bellissimo. Infatti ero tentata a prenderla con i baffi. Questa qua ce l'ha anche Giulia, l'amore mio, mia sorellina. E l'abbiamo presa uguale, mi pare. Sì, anche lei ce l'ha uguale. O lei si era presa i baffi? No, si era presa anche lei il cuore. Abbiamo anche la foto su Instagram che aveva messo lo scorso inverno. E questa è la cannuccia fucsia, come vedete, anche questa da Tiger. Quando le vedevo facevo la scorta. Identica però con il tappo a pua rosa e bianca, pua bianchi con il fondo rosa e la cannuccia rosa, anche questa comoda da tenere magari quando dovete bervi un tè freddo, insomma per l'estate. Li utilizzo più d'estate queste mason jar qui, questi bicchieri, insomma. E poi c'è lui, l'amore mio. C'è stata questa mia amica Francesca, che saluto, ti mando un bacio se guarderà mai il video, che va spesso in America. E allora gli ho chiesto se me la poteva prendere, l'ha pagata 12 euro su per giù. No, di meno, non mi ricordo, comunque veramente non è costata tanto rispetto magari a tante altre tazze che ho. Ed è stupenda, a parte che è enorme, quindi ci sta un sacco di quello che volete mettere, insomma. E la volevo da una vita, ed è tipo in plastica rigida, quasi doppia, perché è proprio grossa, mi sa che sì, è doppia, una plastica doppia. Anziché il vetro doppio, questa faccia è la plastica doppia. E poi si chiude veramente bene, quindi è una cosa figa che non esce il liquido, ovviamente se passa dalla cannuccia esce. Questa viene da H&M. Questa è una lunga storia. Appena l'ho vista, tu che figa. Praticamente ha la parte in qui che si chiude, quindi potete fare così e non esce il liquido. Appena l'aprite ovviamente poi ci potete bere. Ed era bellissima, mia mamma ce l'ha ancora perfetta perché lei non ha la lavastoviglie. Io ho fatto la stupidata di metterle le lavastoviglie e quando l'ho tirata fuori e l'ho presa in mano mi si sono appiccicate le mani sul colore e poi hanno iniziato a colare il colore. Ed era con tutti questi disegnini viola, con questi fiorellini bellissimi. Mi spiace un sacco, ho cercato di grattarla via con la paglietta ma non è venuta via bene, si è rovinata un po'. Sempre per la manè di queste tazze simili da portar via, ecco, tipo caffè da portar via. Questa qua l'ho presa al gigante, l'avevo trovata al gigante, c'era anche viola, infatti mia cognata ce l'aveva viola, poi si è rotta. E c'è la parte protettiva in silicone che si toglie, questa qua in ceramica e questa qua in silicone. Ed è veramente comoda. Questa mi spiace, non l'ho sfruttata tantissimo perché ho il mobile dove le tengo tutte dentro le tazze. Questa qua sta sempre in fondo, quindi non ho mai il coraggio di tirare avanti le altre e prenderla. Però è veramente comoda anche questa. Infatti quella che utilizzo di più rispetto magari a quell'altra è questa qui. Sia perché mi piace molto di più, perché l'arancione non è uno dei miei colori preferiti come il giallo, però questa qua è veramente carina, c'ha tutti i gattini. E questa qua l'avevo presa alla Teteria di Gallarate, che vende tutte queste tazze qui stupende. E non l'avevo neanche pagata poco, 15 euro sta tazza, ed è in ceramica, però questa si può mettere in lavastoviglie, vabbè, in ceramica. E poi c'è questa parte in silicone, ci faccio il matcha latte spesso qui dentro perché è molto comoda da tenere perché non bruciano mai le mani, ecco. Tazze un po' trash, questa qui degli M&M's, non riesco mai a dirlo. No, vabbè, questa qua l'avevamo presa io e Andrea all'autogrill, vero amore? Con dentro gli Emmy. L'ho presa gialla perché mi piace il giallo. E vi ho detto prendi la gialla. Esatto. Niente, questa qua c'è l'Emmy giallo ed è semplicissima. Con questo Emmy in rilievo e anche la scritta in rilievo. Questa la uso parecchio, devo essere sincera. Sì, perché poi è bella grossa, quelle spesse, di ceramica spessa, non bruciano mai quando io faccio le mie tisane bollenti la sera, quindi è veramente comodo. Altre cose all'autogrill, questa qui di Chupa Chups. Questa qua è carina, molto tipo anni 70. E c'ha tutti i Chupa Chups con i fiorellini, sì, chiamiamoli fiorellini. Questo motivo molto anni 70, ecco. E niente, anche questo la uso, anche questa la uso spesso. Oh mio Dio, non riesco a parlare. Anche questa la uso spesso, perdonatemi, è tardi. Sono dislessica, niente, questa dall'autogrill. Poi ci sono queste sono l'amore della mia vita. Sono tazze semplicissime, direte, però mi sono innamorata appena le ho viste, perché le avevo trovate al Penny Market queste, e c'era dentro in ognuna un pacchettino di cacao,
e qualcos'altro, tipo era una cosa solubile da fare al momento dentro queste tazze con dentro qualcos'altro, e le vendevano appunto lì al supermercato. Io le ho prese entrambe, due volte che sono andata le ho prese entrambe, questa qui con scritto coffee, marrone scuro proprio color cioccolato, e questa qui invece color Tiffany, ma neanche, un po' più sull'azzurro, poco verde acqua, con scritto hot chocolate. Queste qui invece me le ha regalate la mia mamma, e le aveva prese in un set da 6 mi pare, al gigante, stile anni 50. Infatti ci sono queste donne che tengono, tipo una tiene da mangiare, l'altra tiene un dolce, quell'altra tiene la spesa, e che non hanno il manico, ma sono praticamente, come vedete, quasi schiacciate, come se hanno proprio, come se una mano le avesse schiacciate. Infatti hanno una presa abbastanza comoda. Io queste purtroppo non le utilizzo neanche queste spesso, perché tendo a bere da questa parte inconsciamente, e quindi mi sbrodolo ogni volta. Tazze da supermercato? Andrea la definisce orribile questa tazza, non me la volevo neanche far comprare. Eravamo al Carrefour, c'era questa qui che mi piaceva un sacco perché c'è questa renna disegnata, e io la volevo, io sono un amante delle renne. E poi ci sono tutti questi fiocchi di neve un po' sparsi in giro, ed è rossa, il rosso è legge a Natale, e mi piace un sacco proprio per la rennina. Lei invece arriva direttamente dalla casa della mamma di Andrea, perché quando ci siamo trasferiti ci ha dato un po' di cose che ovviamente non avevamo, tra cui le tazze, alcune tazze che forse ci saranno anche più avanti, non lo so se ce ne sono ancora, e questa è una di quelle che usava sempre Andrea nella casa sua dove abitava prima. E c'ha tutte le mucchine col fondo viola, bellissime, le mucchine che volano, tipo questa qui, è ridicola. Sempre dalla casa di Andrea, che quando mi si sono rotti i manici volevo tipo ammazzarmi, perché questa mi piace davvero tanto, sia per il colore sia per le pecorelle che mi ricordano tipo i Lidl, non so se avete presente quei topoloni disegnati, che io so disegnare tra l'altro benissimo, e quindi niente, mi ricordano molto loro perché hanno ste zampone giganti, sto musone, sono bellissime. Poi c'è lei viene dall'IKEA, c'è una teiera, la torta, l'alzatina, insomma un sacco di cosine da cucina, e mi piacciono proprio i colori perché sono dei colori belli accesi, molto molto spessa, quindi tiene molto molto bene il calore, mi piace tanto. Anche questa da IKEA ce l'ho bianca, anche so che c'è anche azzurra e rossa mi pare, infatti la prossima volta che vado da IKEA me la prenderò anche azzurra, che mi piace, l'ho vista, mi piace perché sia la forma anche qua carinissima, e sia il manico che sembra tipo quello della tazzina, poi molto in alto, ed è comoda anche questa per berci le tisane, io la utilizzo tantissimo questa solo per le tisane. Infatti anche questa è una tazza da tisana, questa è carina, non mi ricordo da dove viene, forse dal gigante anche lei, trama proprio tovaglia, però purtroppo è sottile, quindi questa appena metto l'acqua bollente mi ustiono le dita, perché io tendo a tenere le tazze così, non riesco, dopo un po' mi pesa, mi fa male la mano, ho la mano delicata, mi si sminchiano le dita e non riesco più a tenerle in mano. Poi c'è lei, con questa ci avevo fatto una collaborazione con un sito, purtroppo non mi ricordo proprio, ma veramente non mi ricordo il nome perché è tardi, capite. Questa c'è la scritta Gloria Fair, col fondo rosa molto Tumblr, e questo disegno che mi aveva fatto Heavy Art, che saluto, mando un mega mega bacione a lui perché è un ragazzo straordinario, fa dei lavori eccellenti, davvero bellissimi, e mi disegna molto spesso e io lo amo perché fa dei lavori veramente fantastici, e questo era uno di quelli. Questo in particolare, forse questa aveva i capelli rossi e me li sono colorati di viola, può essere? Io ci ho messo semplicemente le rose, non ricordo, che mi pare che l'avevo modificata io questa. Niente, questa qua viene da sto sito, ma purtroppo non mi ricordo qual è. Questa non la uso, la tengo per da esposizione così da bellezza. Poi c'è lei, questa l'ho rubata alla mia mamma, bellissima, questa la sto utilizzando tantissimo ultimamente, ma non la utilizzavo perché avevo paura sempre per la storia delle mie tazze preferite di romperle. Questa è molto molto vecchia, infatti mia mamma mi ha detto te la regalo ma tienila con cura perché è veramente vintage, questa è bellissima, infatti disegnata a mano. Cioè direte, ma Gloria, non è niente di che. Boh, a me piace tantissimo, mi piace anche la forma che è tipo una semisfera, è un po' sferica, mi piace un sacco. Qui ha il copritazza per le bevande calde e... oh, che cosa figa! Per tenere dentro il tè. E niente, queste erano tutte le mie tazze, finalmente ce l'abbiamo fatta. Ho detto, oddio, questo video, poverine, le rimbambisco perché ho talmente tante tazze che non veramente, sogneranno le tazze di notte. Spero che la mia collezione vi sia piaciuta. So che non è un video molto... boh, non lo so, non è un video normale, però vabbè, a me piacciono le tazze, mi andavo di condividere con voi la mia collezione. Fatemi vedere le vostre tazze con le foto su Instagram, taggatemi, io sono una matta, proprio una malata di tazze. Va bene, finito questo video e vi mando un grosso bacio, spero non vi abbia annoiato, e ci vediamo al prossimo, ciao!